Buonasera, Marco Rizzo. Mi piace la gnocca. Sì. Posso dirlo? Sì, sì, può dirlo. E che sia chiaro, questa è l'unica cosa che mi accomuna alla Schlein. No, la smetta, no. Perché è ora di finirla. È ora di finirla con l'imposizione dei gusti sessuali da parte di questo liberismo sfrenato che prima o poi ti chiede il POS e poi ti obbliga a farti mettere la crema per il viso sopra le borse sugli occhi da due africani che invece devono restare in Africa. Ed è per questo che dobbiamo uscire dalla NATO. Ma cosa stai dicendo? Noi dobbiamo uscire dalla NATO. Ma cosa dici? Veramente dobbiamo uscire. Sì, non ho capito niente. È perfetto. No, allora il mio l'ho fatto. Ah, sì, io non capisco. Io mi ricordo Berlino. Sì, era il 1980. Bello, sì. Ma lui davanti ai cancelli di Mirafiori si scagliava contro la Schlein mentre balava col culo di fuori sopra un'altra elettrica sulle note dei Village People. No, ma è impossibile, la Schlein è nata nell'85. Questo è quello che ci vuol far credere chi impone l'obbligo vaccinale alle masse operaie. Ma chi lo impone? E loro ti dicono, guarda, che non è vero, la Schlein già aveva col culo di fuori. No, ma aspetti un attimo, lei mi sembra che stia mettendo troppe cose insieme adesso, no? Perché, guardi, a me piace la gnocca. Sì, questo l'abbiamo dato per assodato. Se posso dirlo però, con rispetto a quelli che non piace la gnocca. Sì, va bene. Ma partendo da questo presupposto, io declino il comunismo, lo declino nel sovranismo popolare. Cioè? Io leggo Marx, ma mi ispiro a Orban. Ma com'è possibile, scusi? Quindi la diffido dal dire che io non ho le idee chiare. Sì, no. Comunque, quindi lei non è più comunista. Che giorno è oggi? Venerdì. Allora no, il venerdì no. Come venerdì? Guardi, io sono comunista il mercoledì dalle 14 alle 19. Ma cosa dice? Se vuole posso liberarmi un po' prima e fare una lezione su Lenin, però alle 13:30. Ma cosa sta prima dicendo? Proprio, mi creda, non ce la faccio. Vabbè, orari, che sono impegnato con la campagna per Trump. Eccolo lì, appunto. Secondo lei, no, ma io continuo tra Trump e la cosa? Sì, io non capisco. Sì, chi è? E la? Chi è? La Kamala Harris? La Kamala Harris. Secondo lei, con chi sto io? Mi sembra di capire che lei stia con Trump. Con chi? Con Trump. No, ora con Kamala Harris. Ha già cambiato. Se per forza, che ora sono ora? Non lo so. Mi scusi, ma me lo dica sera. Sinceramente. Sì. Ma lei, fino alla settimana scorsa, prima che dicessi che mi piace la gnocca, basta, ma a me piace la gnocca. Aveva mai sentito parlare di me? Non tanto, no. Ecco. Cosa? Vede che mi dà ragione. A far cosa? Io per prendere qualche straccio di voto devo pescare con le bombe. In che senso pescare? Devo con mettere le bombe? Insieme degli oscimori. Cioè? Sono per Berlinguer, ma è simpatico Vannacci. Sì, però non è una Sono per la lotta di classe, ma con le classi separate per gli immigrati. Ma è contraddittorio. Ma secondo lei il nome del mio partito è Sovranismo Popolare? Sì. Che cazzo vuol dire? Ah, questo non lo so. È come dire lardo di colonnata vegano. Ma non può esistere. Ma certo. Ma infatti forse come nome per il mio partito era più onesto l'altro. Quale? Per favore cagatemi. Ah, ecco.